Manarola sorge nel tratto terminale della valle del torrente Groppo. Il suo nome deriva probabilmente dai termini antichi per indicare la macina del mulino a pietra. Un affresco dai colori solari, un paradiso di vitigni ed ulivi, un antico borgo dai colori salini nel quale le case sembrano nascere dalla lunga scogliera e dalla stretta insenatura. Manarola è un gioiello urbano, ricco di tipiche case torri in stile genovese. Lì inizia la famosa Via dell'Amore per Rio Maggiore. Nace nel tramo finale del Valle del Rio Groppo. Su nome probabilmente deriva de los términos antiguos para indicar la muela del molino de piedra. Manarola, un fresco de colores soleados, un paraíso de viñas y olivos, un antiguo pueblo de colores salinos, en el que las casas parecen nacer del largo acantilado y la estrecha ensenada. Una joya urbana, llena de típicas casas torre, de estilo genovés. Allí comienza la famosa Vía del Amor. Manarola, born in the final section of the valley of the Groppo stream, its name probably derives from ancient terms to indicate the stone millstone. Manarola, a fresco of sunny colors, a paradise of vineyards and olive trees, an old village of saline colors in which the houses seem to grow out of the long cliff and the narrow cove. An urban gem, full of typical Genoese-style tower houses. There begins the famous Via dell'Amore towards Rio Maggiore. Manarola ha i suoi monumenti di interesse storico-artistico da ammirare. Intorno alla piazza principale di Manarola si trovano l'oratorio dei Disciplinati e l'antico ospedale di San Rocco, il campanile e la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in stile gotico genovese e che risale al 1338. A Natale si può apprezzare il presepe luminoso sulla collina. Un sogno che Mario Andreoli ha trasformato in progetto e regalato ai suoi concittadini e al mondo intero. Oltre al celebre presepe, nel periodo di Pasqua, sulla stessa collina vi è una via crucis luminosa. Manarola è la destinazione perfetta per chi vuole praticare escursioni a piedi, per godere panorami magnifici e nello stesso tempo farsi un'idea di come sono veramente le Cinque Terre. Molti dei sentieri infatti ti condurranno direttamente in mezzo ai vigneti e agli oliveti locali. Manarola tiene sus monumentos de interés histórico y artístico para admirar. Alrededor de la plaza principal se encuentra el oratorio de los disciplinarios y el antiguo hospital de San Rocco, el campanario y la iglesia parroquial de San Lorenzo, de estilo gótico genovés y que data de 1338. En Navidad se puede apreciar el Belén luminoso sobre la colina, un sueño de Mario Andreoli, que transformó en proyecto y regaló a sus conciudadanos y al mundo entero, un encanto único en el mundo. Además de este famoso Belén, en época de Semana Santa, en la misma colina, hay un luminoso Via Crucis. Manarola es el destino perfecto para aquellos que quieren hacer excursiones a pie, para disfrutar de magníficas vistas y al mismo tiempo hacerse una idea de los que son realmente las Cinque Terre. Muchos de los senderos, de hecho, te llevarán directamente en medio de los viñedos y olivares locales. Manarola has its monuments of historical and artistic interest to admire. Around the main square are the Oratory of the Disciplinaries and the Old Hospital of Saint Roch, the Bell Tower and the Parish Church of Saint Lawrence, in Genoese Gothic style and dating from 1338. At Christmas you can see the luminous nativity scene at the top of the hill.
A dream that Mario Andreoli transformed into a project and delivered to his fellow citizens and to the entire world. A unique charm in the world. In addition to the famous nativity scene, at Easter time, on the same hill there is a luminous Via Crucis. Manarola is the perfect destination for those who want to go hiking to enjoy magnificent views and, at the same time, get an idea of what the Cinque Terre really is. Many of the paths, in fact, will take you directly to the middle of the vineyards and local olive groves. Visitare Manarola vuol dire immergersi nel fascino della natura, godersi il panorama con i suoi colori vari e luminosi, addentrarsi nei suoi vicoli dove troverete parcheggiate le sue tipiche barche, attività commerciali, mostre artistiche, il piccolo e segreto porticciolo che non è solo l'approdo per le barche, ma anche uno dei punti più panoramici da cui ammirare la città e le sue acque profonde che ne fanno uno dei luoghi preferiti dei bagnanti e subacquei più avventurosi. Da qui potrete godere del magico e spettacolare tramonto, abbracciare la notte con una deliziosa cena e assaporarne i profumi e i sapori. Visitar Manarola significa sumergirse en el encanto de la naturaleza, disfrutar del panorama con sus variados y vivos colores, adentrarse en sus callejones, donde encontrarás aparcados sus típicas barcas, actividades comerciales, exposiciones de arte, el pequeño y secreto puerto, que no solo es el lugar de desembarco de embarcaciones, sino también uno de los puntos más panorámicos, desde el cual admirar la ciudad y sus aguas profundas, lo que lo convierte en uno de los lugares favoritos de los bañistas y buceadores más aventureros. Desde aquí, disfrutar de la magia y espectacular puesta de sol, abrazar la noche con una deliciosa cena y saborear sus aromas y sabores. Visiting Manarola means to immerse yourself in the charm of nature, enjoy the panorama with its varied and vivid colors, delve into its alleys, where you will find its typical boats parked, commercial activities, art exhibitions. Or from the small and secret tourist port, which it is not only the landing place for boats, but also one of the most panoramic points from where to admire the city and its deep waters, which make it one of the favorite places for the most adventurous swimmers and divers and from here you will enjoy a magical and spectacular sunset, embrace the night with a delicious dinner and savor its aromas and flavors. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!